Nel corso di un'operazione di vigilanza ambientale, militari del nucleo Carabinieri Parco di Casalvelino insieme al reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno scoperto un'attività di maneggio cavalli condotta illegalmente all'interno di un'area protetta. L'area, estesa per circa 15.000 metri quadri e situata da Scea, nei pressi del torrente Fiumarella, ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale, una zona di particolare valore ambientale. Le indagini hanno rivelato la presenza di diverse opere edilizie realizzate senza alcuna autorizzazione, tra queste un paddock di circa 1.200 metri quadrati, delimitato da palizzate e dotate di un percorso ad ostacoli. La mancanza di titoli autorizzativi rappresenta una chiara violazione al testo unico in materia edilizia. I responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e l'intera area adibita al maneggio è stata posta sotto sequestro. Un'operazione che si inserisce in una più ampia campagna di controllo volta alla prevenzione e repressione dei reati ambientali con l'obiettivo di tutelare le risorse paesaggistiche e la biodiversità del Parco Nazionale. Il Procuratore della Repubblica di Vallo ha confermato che l'attività di monitoraggio continuerà per garantire la salvaguardia del patrimonio naturale della zona.